Salve a tutti Simmers, benvenuti al mio canale, io sono Mariscelle e siamo tornati in The Sims 3 Let's Play. Rieccoci qui ragazzi. Devo dire che alla maggior parte di voi l'idea del Let's Play The Sims 3 è piaciuta e io sono contenta perché comunque mi va di farlo, sinceramente. Anche per variare ogni tanto, insomma, ci sta. Quindi abbiamo lasciato i nostri sim belli a letto a riposare. Lui appunto sta dormendo in casa per stare vicino alla padrona. E facciamoli dormire un pochettino e poi appena si svegliano cerchiamo il lavoro per la nostra Megan. Oh, eccola qua, è sveglia e non so perché è finita fuori così a caso. È finita fuori casa. Va bene, vai. Oh, ecco qua, fai la pipì. Grazie. Vediamo se abbiamo qualcosa in frigorifero di pronto. Allora, apri. Abbiamo maccheroni e formaggio, ma direi che per colazione non vanno molto bene. Quindi, serve colazione bio gaufro. Ovviamente per lei è tutto bio, visto che lei è biologica. Ha proprio il tratto, ragazzi, di ecologica. Lui intanto veramente non ce la faceva più e aveva bisogno di distruggere qualcosina e sta recuperando col suo osso, ma quanto è bellino. Dai, delle gauff ci stanno, poi cerchiamo un lavoro e ti seguiamo a lavoro, mia cara. Brava. Tu intanto potresti... Cosa sta facendo? Ah, ha preso un altro giocattolo. Non so che giocattolo sia questo. Ah, mi avete consigliato anche di prendere anche un gattino. E mi sembra una buona idea. Sinceramente. Perché in effetti lei magari è abbastanza amante degli animali. Insomma, mi sembra una cosa carina. Gli animali ancora in The Sims 4 non ci sono, quindi ci sta. Per quanto riguarda il lavoro, invece. Diciamo che vi siete un po' divisi, c'è chi mi ha detto stilista, c'è chi mi ha detto architetto, chi voleva appunto babysitter, custodia. Direi di partire con stilista, poi man mano le faremo cambiare lavoro, anche perché poi installeremo l'espansione Late Night, quindi non escludo di farla diventare una star. Intanto lui forse vuole dirci qualcosa. Fatti accarezzare, divertiti, speciale, vediamo. Giocoso, amichevole, lecca. Vediamo se può leccare. Ecco, vuoi chiedere attenzioni? Quanto sei carino? Vuoi leccare la Sim? Vuoi leccare Megan? Dai, raggiungici allora. Avanti. Avanti. Per ora abbiamo solo un amico in città, ragazzi, ed è lui. Ed è il nostro Poci. A proposito, mi avete detto che si chiama Poci. Si dice Poci. Benissimo, gli ho scelto un nome proprio fantastico, devo dire. Prendi un piatto, mangia, avanti. Non ha una grandissima fame, in effetti, però. Guardiamo anche se ci sono degli eventi in città, tra l'altro, visto che dal giornale si può vedere anche questo. Tu hai fame? Sì, abbastanza. Quindi direi mangia dalla ciotola, visto che è il tuo cibo. E intanto ci sono tutti i giocattoli in giro. Bene. Oh, che buone queste gauff. Vai, pulisci, bravissima. Le ho messo il tratto ordinata così non ci lascia i piatti in giro. E direi lavori e professioni, cerchiamo una professione. Comunque, ragazzi, per ora facciamo stilista, ma sicuramente non la fossilizzeremo solo su una carriera, anzi, ne faremo varie. Quindi le proveremo magari un po' tutte. Ora lui cos'ha? Segui, la vuole seguire, va bene, seguila. Allora, c'è qualcosa? Allora, stilista, appunto. Poi vediamo se sono lavori. No, erano solo questi. Ah, c'è anche cacciatrice di fantasmi. Non era male come cosa, però accettiamo la carriera di stilista. Benissimo. La società dello stile dei Sim ha dato a Megan Link un portfolio da stilista. Dobbiamo arricchirlo assolutamente, ragazzi. Che le permetterà di archiviare i suoi lavori. Lo troverai nel suo inventario.
Il mondo dello stile supremo ti dà il benvenuto. Sii puntuale e diligente e presto potrai tagliare i capelli e selezionare campioni di tessuto. Mentre nessuno ti guarda, potresti anche riuscire a creare qualche look alla moda. Come esordiente della moda, hai molto da imparare prima che i sim si fidino realmente del tuo senso stilistico. Perché non discuti della moda con persone diverse per sapere cosa penso degli ultimi stili? Ora Megan guadagna 182 alla settimana e lavora dalle 9 alle 19 e appena guadagnerà qualcosina, tra l'altro, modificheremo tantissimo la casa, ragazzi. Benissimo, abbiamo finalmente un lavoro, ragazzi. Direi riponiamo magari i giocattoli del cagnolino. Mettiamo via tutto e poi direi di spazzolarlo magari. Credo che abbia bisogno veramente di affetto. Chiedi di portare il giornale? No, cura, spazzola. Se compriamo una vasca possiamo anche fargli un bagno. Ne avremo anche bisogno avendo un cane. In futuro avendo un gatto. Vabbè che i gatti non amano essere spazzolati, però. Adesso, appena faremo qualche soldino, ragazzi, modificheremo tutto. Quindi spazzoliamo un po' il cagnolino. Ci sta. E tra quanto andiamo a lavoro? Tra 22 ore, quindi tra un giorno. Allora, ho intenzione di vedere gli eventi settimanali. Allora, ricicla, no? Controlliamo il meteo prima di tutto. E vediamo che tempo farà in questi giorni. In modo da orientarci e capire quando uscire. Vorrei che lei conoscesse qualche sim intanto. Ok, allora oggi piove, domani sole, benissimo. I giorni in cui lavora praticamente sole, poi giustamente come di routine il sabato piove. Mi sembra ben giusto, giusto, giusto. Vediamo un attimo. Controlla gli eventi settimanali, assolutamente sì. Vediamo se c'è qualche evento. Sfida di divoramento, ragazzi, però il fatto è che piove. E questa è l'unica cosa che dico, sta piovendo. E io direi invece di fare allora un giro da qualche parte, tipo allo spettacolo è alle 17, vai a teatro col cane, benissimo, e poi andiamo magari al cinema. Qui abbiamo ancora il carrellino dei gelati, ragazzi, che ci aspetta. E siamo già arrivati, siamo proprio attaccati. Oh, c'è anche Pochi che ci segue. Dai, fai un giro a teatro. E poi magari potremo andare a vedere un film. Ovviamente qui non li possiamo seguire, ragazzi. Purtroppo in The Sims 3, in molti lotti non si poteva veramente entrare. Cioè, di lotti ce n'erano tanti, però non si poteva entrare. Purtroppo Pochi è rimasto fuori, si vede che non può entrare dentro. Intanto lei sta facendo un giro a teatro, benissimo, e poi facciamo anche la spesa. Intanto è contenta per la macchina, condivisione di auto, questa devo leggerla assolutamente. La condivisione di un'auto è un ottimo sistema che i sim ecologici possono adottare per ridurre le emissioni di monossido di carbonio. Per la condivisione di auto, intanto è tornata, lei vuole guadagnare 500 simoleon, lasciamoglielo fare. Eccola qui. Dai, sei già stanca? Possibile che sei già stanca? Dai, vai a fare la spesa. Non smette di piovere, ragazzi. No, non c'è verso. Intanto lui dov'è? Non lo so. Segui la tua padroncina, vai qui. È tutto bagnato, poverino. Oh, allora, volevo prendere. Beh, candele. Magari una candelina ci sta. Fuochi d'artificio per ora no. E il bagnoschiuma sì, poi vedrete come funziona. Si mette proprio sulla vasca e la paperella sì. Torta di compleanno ovviamente no. Benissimo, basta. Stiamo spendendo anche troppo. Vediamo, il bagnoschiuma costa 100, ragazzi. La candela 65. Aspetta, togliamo la candela. Possiamo comprare fondi insufficienti, veramente. Non riusciamo a comprare niente, non ci posso credere. No, ragazzi, siamo poveri, poveri, poveri. Pensavo ci riuscisse, invece non ha abbastanza soldi. Allora, tu Pochi vai a casa. Io voglio farvi vedere, nonostante la pioggia, il parco. Perché c'è il festival estivo. E visto che comunque siamo attaccati a casa, ci sta.
Allora, vuole partecipare a una gara di divoramento di hot dog? Vediamo se siamo ancora in tempo. Intanto qui chi c'è? È il nostro Poci, va benissimo. Partecipiamo alla gara di divoramento. Ragazzi, pazienza, ci bagneremo, lei si ammalerà, ma non fa nulla. Proviamo. Anche perché così vinciamo biglietti festivalieri. Possiamo comprare il cibo e riscattare i biglietti festivalieri e prendere delle cose anche abbastanza interessanti. Vediamo se arriva qualcuno. Ragazzi, non c'è nessuno veramente. Riscattiamo i biglietti e vediamo se siamo più fortunati. Ma penso che lei non abbia nulla, devo dire. Vediamo almeno che premi ci sono in palio. Salva. Allora, in palio ci sono dei fuochi d'artificio, canone festivo, insomma, tutti i fuochi d'artificio direi, scintillanti bianchi, scintillanti arcobaleno, queste cose qui. Per ora non abbiamo biglietti festivalieri, li possiamo riscattare anche, ad esempio, se lei può pattinare, sì, vai a pattinare. Per accoglierli deve fare delle cose, insomma, ai festival. È bagnatissima, ragazzi. È ridotta malissimo. Secondo me si ammalerà. Oh, così sta imparando a pattinare. Tanto è stanca morta. Il nostro Pocky è a casa che sta giocando con l'osso. Eccolo qui. Ma salve. Ma salve. Ma sta giocando, non poco. Vai a casa. E niente, andiamo a dormire, direi. Dormi in modo estremo. E lui è felice e contento stavolta. Dormi nella tua cuccia stavolta. Grazie. E aspettiamo il giorno seguente. Ok, ragazzi, possiamo svegliarci. Eccoci qui. Dobbiamo fare un po' di pulizia di casa, diciamo. Lui è rimasto anche senza cibo, tra l'altro. Quindi riempiamo la ciotola. Nutri-Link, Poci-Link. Nutri, non c'è qualche cibo di qualità? Vabbè, è uguale. Riempi la ciotola. Nutriamo Poci. Lui vuole poi anche attenzione, ragazzi. Vedete, la sua socialità è bassissima. Si sente solo. E adesso lo seguiamo, lo coccoliamo. Riempiamogli la ciotola. Fantastico. Dove sei? Io direi di giocarci, ragazzi. Gioca, diverti, tiro alla fune. Facciamo un tiro alla fune. Oh, molto molto carini, molto carini. Io gli farei anche una foto, ragazzi, devo dirvi. Io gliela farei anche una foto così, voi che dite? E questa rimane nell'inventario di avvio, del pannello di avvio. Oh, lui guardate come si sta divertendo, aumenta anche la socialità. Allora, cura. Possiamo solo spazzolarlo, purtroppo. Siediti, vediamo se impara. Dai, siediti. Ragazzi, manca ancora qualche ora per andare 7 ore, quindi abbiamo tempo. Siediti. Avanti, vediamo se diventa un cagnolino obbediente. È come i bambini quando devono imparare a camminare. A parlare, lei si vuole sposare, ragazzi. Lei è romanticona, devo dire. Lui non mi sembra molto intenzionato a imparare queste cose. No, decisamente no per il momento. Quindi, dai, vai al bagno. Gli insegneremo più tardi. Vai al bagno. Non mi sembra propenso in questo momento. Facciamo una doccia veloce. Ah, oggi segnava bel tempo, se non sbaglio. Infatti, vediamo il cielo. Il cielo mi sembra più roseo, più carino. Sono le 5 di mattina, ragazzi, rendiamoci conto di questa cosa. Dai, mangia. Lui sta bene. Ha la socialità ancora molto bassa. Ancora molto bassa. Veramente. Però penso che non... è un po' faticoso, diciamo. Adesso comprare cose, dovremmo almeno mandarla a lavorare prima un pochettino. Intanto lei ha disagio per il frigorifero perché ha un sapore, diciamo, disgustoso. Direi di fare un po' il bucato. Così
Così stendiamo i panni. Speriamo che non escano gnomi intanto, perché è possibile. Abbiamo purtroppo una lavatrice molto scrausa, così, che fa un rumore pazzesco. Va bene, ma non importa. Fai una doccia veloce. Intanto lei è triste perché spreco di acqua. Una goccia non è un grande spreco di acqua. Molte gocce sì, per aver usato una lavatrice inefficiente. Ah, vabbè. Pazienza, quando avremo i soldi prenderemo una lavatrice migliore. Intanto direi di dedicare attenzione a Poci. Svegliamolo però. Svegliati, mio caro. Ah, devo andare a lavoro, ragazzi. Forse è ora, finalmente. Vediamo, tra 2 ore, ma forse possiamo già andarci. Vediamo un po'. Sì, ragazzi, possiamo già andare a lavoro. Mi spiace per il cagnolino che rimane a casa da solo, ma per ora è così. Cercheremo di prendere un gattino per fargli compagnia e magari lo porteremo da qualche parte a conoscere qualche altro cagnolino. Intanto lei è vestita veramente super professionale. Eccola qui, siamo finalmente nel salone e vediamo di fare la nostra giornata lavorativa, anche se non è ancora partita. Difatti il look... Ah, quindi qui... È dove adesso lavoriamo. Qui è la sala tatuaggi. Qui possiamo farci fare un tatuaggio. Noi non possiamo farlo agli altri, ma se lo possono fare a noi, anche se lo paghiamo, nonostante lavoriamo qui. Siediti, aspetta, direi. Questi sono i bagni. Vediamo se c'è qualcosa per fare uno spuntino. Non vedo niente. Quindi non c'è nulla. Lei vorrebbe anche fare un viaggio in Egitto, quindi ragazzi, ditemi se volete che lei faccia un viaggio. Tatuatrice, parla del caldo, presentazione amichevole, presentiamoci, visto che comunque è una collega. Molto piacere. Lei è una stilista, benissimo. Parla del caldo, presentiamoci anche a lei. Ci presentiamo un po' a tutti, ragazzi, visto che è il primo giorno. Intanto lei è ammalata, quindi secondo me ci attacca di tutto. Veramente di tutto, molto piacere. Non mi faccia malare, signorina. Ah, ha un lavoro disponibile. Vediamo se abbiamo un lavoro da qualche parte. No, penso che abbiamo un lavoro però qui appunto nel salone. Oppure facendo esegui lavoro. Vediamo dov'è, perché non riesco a capire dove può essere. Nuovo accessorio, i miei accessori, eccolo qui. Hanno bisogno di una bella rimodernata. Sono anni che uso sempre le stesse cose. Io ho proprio bisogno di un aggiornamento. Dove sei? Eccoti qua. Intanto presentiamoci. Presentazione amichevole. Anzi, prima di presentarci, vediamo se abbiamo abbastanza punti. No, proprio per nulla, mi sembra. Ma veramente si parte a 5.000? No. Per vedere i suoi tratti, diciamo, volevo vedere se era infantile o cose, ma andiamo a presentarci subito. Molto, molto piacere. E qui potremmo rifargli il look. Offri di rifare il look a Marti. Dai, vieni Marti, ti rifacciamo il look. Ma non so più cosa vuole, aspettate. Vuole una bella rimodernata. Vabbè, una bella rimodernata, diciamo una cosa un po' generica, ma... Avanti, rifacciamogli un po' il look. Quindi vuole un nuovo accessorio, ecco qua. Eccoci qui, ragazzi. Allora, un nuovo accessorio. In realtà non vuole molto lui, solo un accessorio. Trucco, capelli, abiti, abiti quotidiani. E gli accessori sono qua. Cosa potremmo mettergli? Secondo me degli occhiali. Sì, ci stanno. Oddio, non è che lui stia proprio così tanto bene. Però è una be bella rimodernata, secondo me. Degli occhiali alla moda che si abbinano col giacchettino. Che ne dite? Dai, come accessorio direi questo. Vuole solo un accessorio, quindi ci sta. Cosa? Ma come? Ma no, ma io non l'ho vestito così! Ma no, ma io non l'ho vestito così! Ma aspettate, ho messo solo un accessorio! Ma cosa ho fatto? Ma no! Ma non è vero!
No, ma veramente? No, ma perché? No! Offriamogli di rifare il look, ma perché? Io non glielo ho messo, gli ho messo un nuovo accessorio. Avete visto cosa è successo? Non è possibile. Rifacciamogli il look. Allora, vediamo se non è possibile. Ma perché? No, 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 venga, 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 signore, venga, ma perché? Cioè, ragazzi, ma io cosa c'entro in questa storia? Io non ho capito. Ok, mi è tornato normale ora. Gli avevo messo l'accessorio. Mettiamogli anche un orologio. Però, ragazzi, io non gli ho messo quegli abiti. Vediamo se ci sono ancora. No, non si sa. Non si sa, ragazzi. Vediamo se ricapita. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Gli è piaciuto o non gli è piaciuto? Comunque, non ci ha pagato una seconda volta, ragazzi, perché gliel'avamo già fatto, giustamente. Però, ci ha pagato la prima. Questo, insomma, è importante. Mi pare che gli sia piaciuto. Mi sembra che adesso gli sia piaciuto. Per il resto, abbiamo altre persone qui. Vediamo cosa vorrebbe. Presentiamoci. Buongiorno. Scusi, buongiorno. Vorrebbe una rimodernata? Non siamo bravissimi. Vediamo un attimo, speciale, perfido, moda. Complimentiamo il senso della moda. Complimenti davvero, complimenti. Discutiamo. Vorrebbe qualcosa? Non si sa. Intanto non abbiamo richieste, ma io direi che tra l'attesa e l'altra potremmo rifare il look a lui. Rifacciamogli il look, ragazzi. Vediamo se gli sta bene la cosa. Venga, venga con me. Non ce l'ha richiesto, ma proviamo. Sì, si giri. Sì, un bel taglio di capelli, direi, avanti. Quei pochi capelli che ha, glieli tagliamo. Sì. Eccolo qui il nostro signore. Adesso vediamo di rifargli il look, come potremmo farlo. Capelli all'insù, ragazzi. Ci ammazza. Ok, ragazzi, a lui ho messo questi capelli, ho messo la barba e ho messo l'orologio e questo vestito, giusto un po' più elegante. Vediamo se ha da ridire. Ok, non si vede. Oh, gli piace, ragazzi. Sì, stiamo guadagnando punti. Benissimo. Non ce l'aveva nemmeno chiesto, ma è stato felicissimo. Vediamo se abbiamo altre opportunità di lavoro. Nel frattempo, in giro no, eh. Credo solo a lavoro. Stiamo andando molto molto bene. In teoria dovremmo lavorare fino alle 6, quindi è un lavoro a tempo. Direi di socializzare anche un po' con i colleghi comunque. Presentazione amichevole. Lei però è una qualsiasi. Salutiamo lei. Lei è la tatuatrice, ragazzi, però non possiamo farci fare il tatuaggio, purtroppo. Intanto, il cagnolino, come sta? Con chi sta socializzando? Aspettate. Ha aumentato da solo la socialità, ma non so come abbia fatto. Non lo so, però sta benone. Sta benone. Vuole abbaiare a qualcuno? Glielo faremo fare, assolutamente sì. E intanto porta in giro il giornale, fantastico. Noi siamo qui a fare il nulla. È arrivato questo signore, ma direi di puntare su qualche signorina, magari. Magari o lei che sono qui seduti. No. Oh no. Oddio. No. Accidenti. Proviamo a presentarci. Sta bene? Oddio, lei è la stilista. Oddio, ha fatto male alla stilista. Invita nella conversazione. Ma si odiano. Scusi, ma sta bene, signorina? Sta bene? Le ha fatto male? Ah, ecco, si sta lamentando di qualche bambino. Ma penso che sia perfida. Moda, insultiamo il senso della moda.
Si lavora con noi, ma ci ha appena insultate, quindi ci sta. Lei è vestita veramente malissimo. E sa cosa le dico? Le rifacciamo il look. Ecco. Offri di rifare il look a Cornelia Alberghini, sì. Ah, Cornelia Alberghini. Quindi degli Alberghini lei. Venga, venga. Non si preoccupi, si fidi di me, si fidi. E speriamo di guadagnare punti. Oh, già piange, già sa, già piange. Sì, no, è vestita proprio male, signorina, eh? Vestita proprio parecchio, parecchio male. Sì. Ok, ragazzi, le ho rifatto il look, come potete vedere. È passata da capelli blu a capelli castani. E le ho messo questa mise, quindi molto molto diversa da come era prima. Cava la gonna lunga e tutta nera. Ma lei, essendo un Alberghini, dovrebbe odiarmi per questo, almeno credo in teoria. Proviamo. Insomma, sta dicendo insomma, ragazzi. Diciamo che però ha guadagnato punti, non malissimo. Beh, non è tristissima. Abbiamo mantenuto, si vede, uno stile che comunque non le dispiace del tutto. Intanto lei è stanchissima. È veramente stanca. E nessuno ci chiede di fare qualche lavoro. Qui c'è qualcuno che complotta di qualcosa. Fantastico, ma noi abbiamo qua, abbiamo occasione di conoscere gente. Secondo me era interessante quel tipo che è venuto poco fa. Vediamo un po' se lo ritroviamo. Qui abbiamo il tipo che abbiamo cambiato il look. Invita, chiacchiera, prova a chiacchierarci un po' al telefono, che magari lo invitiamo stasera, non si sa mai. Sì, giustamente lei è una stilista, quindi anche lei cambia look. Purtroppo non uscirò fra pochi minuti, riprova fra circa 6 ore. Ci sta leggermente evitando. Usa. Il nostro giorno lavorativo sta per finire comunque, tra solo un'oretta. Magari potremo cambiare look ancora a una persona, vediamo, magari a lui, visto che è lì che gira con aria smarrita. Gobias Goffi, vediamo un po'. Offri di rifare il look a Gobias Goffi. Vediamo un po'. Vediamo, perché altrimenti lei ci ruba i clienti. Infatti sta già andando da lui e noi lo raggiungiamo prima e gli cambiamo look. Purtroppo abbiamo avuto solo una persona oggi, ragazzi. Ma dopo questo giorno in poi spero che ci chiameranno. Eccolo qui, ragazzi. Facciamogli un bel cambio radicale. Ed eccolo qui, ragazzi, con un bel mega risvoltino. No, vabbè, questo dai non è un mega risvoltino alla fine, è più un jeans corto, anche se sembra un mega risvoltino, vabbè, non importa. Comunque, vediamo se ci odierà o ci amerà. Gli ho messo anche un bel gatto sul retro. Eccolo qui. Vediamo un po' cosa ne pensa lui. Cosa ne pensa? Contento? Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Benissimo. Benissimo, direi che ha più o meno finito. Sì, ha finito. No, manca un'ora, manca pochissimo. Aspettiamo che finisca e poi andiamo a casa. Anzi, in teoria può tornare anche a casa subito. Aspettiamo giusto, giusto. Ecco qua, vai a casa. È finito l'orario di lavoro, quindi nessuno l'ha chiamata a parte appunto una persona per un accessorio. La tristezza, ragazzi, la tristezza. E vabbè. Ma almeno stiamo tornando. Intanto le toglierò quell'abito orrendo. Perché sì, è elegante, però insomma non le sta proprio tanto bene, a mio avviso. Cambia abito. Un abito da notte, normale. Intanto è stanchissima. Il cagnolino vorrebbe attenzioni, ma lei non ce la fa più. E lui l'ha fatta lì. Dormi, vai a dormire. Guardate, lui l'ha fatta lì, poverino. Oh, vuole darci il giornale. Oh, che carino, poverino. No, lei non ce la fa a stare in piedi. Vediamo, fai così. Dormi con la padroncina. Allora, salta sopra, dormi qui. Vai a dormire con la tua padroncina, dai. Oh, ecco qui. Intanto abbiamo guadagnato qualche soldino, quindi potremmo prendere un gattino, ma lo faremo, direi, nella prossima puntata.
prenderemo un bel gattino che faccia compagnia al nostro Poci. Magari cercheremo di sistemare leggermente la casa, anche se abbiamo ancora pochi soldini. E quindi per questa puntata noi ci fermiamo qua. Mettete un bel like se il video è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!